Forza Napoli, scusate. Che brutto periodo abbiamo vissuto. Buonasera dal vostro, scusatemi, grande, grandissimo Capitan Napoli. È appena terminato Sassuolo-Napoli, valevole per la 17ª giornata al posticipo, ed è terminata con la vittoria del Napoli in extremis per 2-1, con vantaggio del Sassuolo al 29esimo del primo tempo con Traoré, pareggio del Napoli al 57esimo del secondo tempo con Allan e gol al 94esimo, non so se daranno l'autogol a Predo o Biang o se l'ha toccata leggermente all'ultimo Elmas che era subentrato. In virtù di questa vittoria il Napoli sale a 24 punti. Dopo 8 partite consecutive, scusatemi l'emozione, senza vincere, finalmente il Napoli, dopo un bruttissimo periodo, è tornato a vincere. Sale a 24 punti. Andiamo velocemente ad analizzare la partita. Io primo tempo Napoli raccapricciante, non ci stava con l'età, con la testa, neanche a livello psicotecnico, tattico. Va in vantaggio il 29esimo con Traoré su un cross di Locatelli. Sul palo qua non copre bene assolutamente, ma lui va in vantaggio. Sinceramente nel primo tempo quasi nessuna palla gol per il Napoli. Il primo tempo il Sassuolo sportivamente avrebbe meritato di andare in vantaggio anche sul 2-3-0 e non sarebbe successo niente. Inaspettatamente, per come era il primo tempo, si scuote Napoli su assist di Zielinski, fa un bellissimo gol del pareggio al 57esimo, pareggia Allan, Zielinski in verticale, velo di Milik, Allan riesce a tirarsi al limite destro oltre Pegolo, veramente evento molto bello. Poi succede che dopo l'1-1 il Napoli finalmente si scuote, ha un'occasione importantissima, veramente clamorosa, su un passaggio dentro l'area, non mi ricordo, di Mario Lui, davanti alla porta centrale, Calejón prende una clamorosa, veramente traversa. Poi c'è stata anche un'occasione in contropiede di Mete, che a giro esce di poco, secondo me, se è mangiato il gol, non vi offendete. Poi c'è stata anche una traversa del Sassuolo, ma era fuori gioco. C'è un gol di Calejón di testa su un tiro di Mertens, ma secondo me là si vede che è fuori gioco. Poi finalmente l'ultimo, veramente non ci ho capito più niente. Su un cross c'è stata una deviazione, sembrerebbe che la colpisce di ultimo di testa o Pedro, o Biang, o ad ultimo il subentrato Elmas, e Napoli, con un po' di fortuna, che comunque nel secondo tempo, dopo l'1-1, avrebbe meritato il vantaggio, finisce così. Sassuolo Napoli 1-2, scusatemi, sono un po' agitato. Finalmente Napoli è tornato alla vittoria. Diciamo, posso dirlo, dai, grande Napoli cuore, che tutte le difficoltà che sta a avere riesce a ribaltare la partita dopo un primo tempo orrendo a Sassuolo e riesce finalmente a vincere una benedetta partita dopo 8 partite consecutive senza vincere. Sono molto contento. Adesso non si sa se verrà dato Aubameyang, Pedro Aubameyang o gol ad Elmas. Comunque non ha assolutamente importanza. Infatti il gol è arrivato da Conne, spizzato di Lorenzo Baiani, spaccato, anticipa Elmas, devia sottoporte, quindi se l'ha deviata prima delle linee, gol di Elmas. Mettete un bel like a questo video, almeno passiamo un Natale, diciamo, decente come tifoseria e non da intossicarci. Finisce così. Vi auguro un buon proseguimento di serata da questo grande Capitan Up domani. E anche dopodomani vi farò gli auguri di Buon Natale, c'è anche domani il giorno dopo Sassuolo-Napoli. Comunque, cosa importante, il risultato, la squadra reagisce, ci sarà tempo per migliorare. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Una buona notte dal vostro grande Capitan Napoli, sempre e comunque sono emozionato, scusatemi, sempre Forza Napoli, sempre comunque dal profondo del cuore, ciao voglio.